ti chiedo innanzitutto una valutazione su questo pareggio che brucia, immagino, insomma, maturato così alla fine. Brucia purtroppo fa vedere la partita in maniera un po' diversa da come era realmente andata. Abbiamo fatto una buona partita, dispiace perché si allontana un pochino, non troppo, dal primo posto. Spero che sia un insegnamento più che altro per le partite che arriveranno, ma sono sicuro che lo sarà perché siamo dei ragazzi intelligenti, un gruppo di bravi ragazzi che capisce quando sbaglia. Non è la prima volta che verso la fine delle partite, insomma, forse è calato un po' di intensità, di concentrazione, sembra da fuori, insomma, e rischiate, era successo anche con la terra di Salò. Secondo te quale può essere il motivo? I motivi sono vari, cioè, ci sono gli avversari che comunque danno tanto contro di noi, ci sono delle situazioni psicologiche che da vivere che non spesso siamo bravissimi a gestire. Molto spesso quando abbiamo in vantaggio tendiamo leggermente ad abbassarci piuttosto che cercare di fare secondo, e purtroppo a volte può succedere come oggi che con un unico tiro in porta prendi gol. E dovremmo imparare a gestire un po' meglio queste situazioni, tutto qui. E secondo me una volta imparata questa cosa qua sarà tutto molto più facile, non scontato, ma più facile, perché comunque siamo una squadra con delle grandi qualità e ci dobbiamo abituare a non accontentarci. Come è andata l'intesa con Ciccio Corato nell'assetto di oggi? Io e Ciccio ci stiamo bene insieme, ci troviamo bene, è normale che abbiamo caratteristiche simili, quindi può capitare a volte che sembra che ci pestiamo coi piedi, però in generale io mi sono trovato bene, spero anche lui, nonostante il risultato, comunque sì, è andato abbastanza bene. Come giustifichi il nervosismo nel finale? Abbiamo visto un po' di parapiglia, cosa è successo? Beh, penso sia anche semplice da spiegare, se ci tenevamo tanto, no? Comunque il fatto di giocare dopo Venezia e sapere comunque che hanno vinto e pareggiare così l'ultimo, che è un po' di nervosismo, penso sia normale. Poi quando da una parte noi siamo nervosi e dall'altra comunque ci sono degli atteggiamenti che potrebbero essere evitati, è normale che poi si creano queste cose qui, ma tutto abbastanza normale, non è successo niente di particolarmente grave. A livello personale forse è stata la prestazione meno brillante quando sei arrivata a Parma? Sì, non brillantissima, era una partita un po' strana, non c'era grande bisogno di noi centrocampisti da impostare e quindi un po' ci ha penalizzato questa cosa del Messicio, perché comunque siamo giocatori a cui piace toccare tanti palloni. Al di là di questo, analizzare la mia partita conta poco, cioè, mi sarebbe piaciuto giocare ancora peggio, ma non vincere. Ora è lecito continuare comunque a credere fino alla fine della promozione diretta? Assolutamente sì, io questo campionato l'ho fatto tanti anni fa e l'ho vinto in una situazione molto più pesante rispetto a questa e non giocavo nel Parma, quindi è ovvio che bisogna crederci. Domande? A posto, grazie a Matteo Scozzarelli.